piccolo aereo di 25 kg decolla con una catapulta ed è in grado di volare con un'autonomia fino a 16 ore su boschi e foreste a rischio di incendio, per un raggio di quasi 100 km. Si tratta del Rapier X25, il nuovo drone ad ala fissa sviluppato dall'azienda toscana Sky A Systems del gruppo OMA, che è in grado di individuare precocemente eventuali focolai, di supportare gli interventi dei mezzi antincendio da terra e dal cielo e anche di controllare H24 le aree pericolose o in fiamme. Il velivolo, pensato per le esigenze dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco, può essere infatti dotato di una serie di sofisticati sensori, dalle camere elettro-ottiche ad infrarossi fino ad un mini radar ad apertura sintetica, denominato SkySAR e sviluppato dalla stessa azienda costruttrice, capace di operare in condizioni di scarsa visibilità a causa fumo o anche di notte. Un solo Rapier, posizionato in un modo baricentrico in una regione di media grandezza, sarebbe in grado di intervenire rapidamente in qualsiasi area del territorio e di fornire in tempo reale immagini e dati molto preziosi per affrontare efficacemente un incendio boschivo. Il costruttore specifica che la scelta di un velivolo ad ala fissa consente di avere una velocità maggiore, di effettuare voli ad ampio raggio e di poter affrontare missioni di lunga durata. Al termine della missione, il drone atterra grazie ad un paracadute e a due grossi airbag, con una procedura completamente automatizzata, così come quella eseguita per il decollo a mezzo catapulta, e può essere rapidamente preparato per un altro volo. Il Rapier X25 è già stato acquistato in 2 esemplari dall'aeronautica militare italiana per missioni di sorveglianza e intelligence e, nella sua versione leggermente più pesante, può essere anche impegnato in una serie di attività di tipo civile e governativo, tra cui ricerca e soccorso, sicurezza, aerofotogrammetria, monitoraggio di grandi infrastrutture, controllo ambientale e agricoltura di precisione.